Entro sabato cambierà decisamente lo scenario delle primarie lametine e questo l'impegno preso dal commissario del PD locale Pino Soriero, che durante una lunga riunione con i 5 candidati Democrat è riuscito a convincere i competitor della necessità di individuare un'unica figura su cui puntare per le prossime elezioni. La decisione è arrivata dopo una lunga trasferta romana del commissario ed è stata accolta dai 5 candidati PD a condizione che la figura individuata da Soriero provenga proprio dal quintetto ed incarni tutti gli elementi in cui il partito si riconosce. Intanto il clima rimane infuocato. Francesco Grandinetti, candidato alle primarie come esterno al PD, ha annunciato di rinunciare alla corsa perché vede attorno a sé spazio solo per veleni e non per idee. Italo Reale, dirigente dei Democrat, ha invece ingaggiato un confronto sulla stampa con il sindaco Gianni Speranza, in cui lo accusa di avere portato avanti diverse irregolarità durante il suo governo cittadino, incalzato a sua volta dal primo cittadino, che ricorda di avere sempre concordato le sue scelte con il PD. Intanto è ormai certo che le primarie non si terranno questo fine settimana, visto che i Democrat hanno avuto bisogno di tempo, dopo l'improvviso commissariamento, per riorganizzarsi e al momento sono senza candidato.